Wrestling. E ciao a tutti, scoli e pesciolini, sono Mami di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo settimo episodio di questa magnifica serie su questo magnifico gioco, un survival ambientato nella preistoria, ragazzi, è bellissimo. E questa è la seconda serie che facciamo sul nostro canale e dopo lo spiacevole inconveniente che ci è successo, insomma, settimana scorsa, di cui purtroppo, ragazzi, non posso fare ancora riferimento perché noi stiamo registrando il video questo sabato e domani uscirà l'episodio che quindi per me sarebbe settimana scorsa, perché noi registriamo con una settimana di anticipo perché abbiamo da fare degli impegni durante la settimana e quindi siamo un attimo impegnati. E detto questo, ho preso spunto da quello che mi avete scritto nei commenti sull'episodio della serra. Quindi ce la potete fare, provate a catturare un Quetzal, eccetera. Ed effettivamente penso che sarà proprio quello che faremo in questo episodio. Certo, non sarà un'impresa semplice perché ce ne succederanno di ogni. Addirittura si ribelleranno i computer e internet contro di noi. Ma sono cose che accettiamo che possono accadere, insomma. Altra cosa, devo salutare una persona. Oh mio Dio, non mi ricordo chi è. Per fortuna me lo sono ricordato, mamma mia. Devo salutare Pietro Bragato che mi ha chiesto di essere salutato nei commenti. Quindi un saluto a te. E io direi di cominciare questo video, ragazzi, perché ce ne saranno, cioè, ci saranno cose non strane di più. Penso che quest'ultimo aggiornamento di Ark abbia introdotto non pochi bug, ma decisamente un'infinità. È come se fossimo al casinò e tutte le volte che perdiamo c'è un nuovo bug. Cioè, la probabilità è molto alta. Ci vediamo nel video, buona visione. No, cioè ragazzi, le peggio cose che succedono in Ark quando loghi. Cioè, come stai? Come fai a volare? Tu, cioè, c'hai una coda piantata nel terreno e caghi! Oh mio Dio! Ma scusi, signor Baryonyx, si rimette a posto. Guarda! Guarda! Sto sul dinosauro buggato! Ma what the fuck? Dai, mettiti giù, dai, mi fai paura quando fai così. Allora, facciamo sta minchia di dar... E tu che cazzo ci fai qua? Scusi! È gerrimo? È gerrimo, ma lei che ci fa sulla fornace? Non si... Io le accendo... Oh mio Dio, mi sono buggato! Ma cazzo! E c'è il Dimodorphon! Il Dimodorphon sulla fornace... E io le accendo la fornace. Non c'ho il ferro da mettere nel fornace. Lo puoi raccogliere. Sì, vabbè, lei è salvo. A sto giro è salvo. Va, andiamo via, Dimodorphon. Andiamo via, su. Ok ragazzi, inizia finalmente questo video. Quello che avete visto prima era al cazzeggio. Siamo andati a recuperare due uccelli che c'erano, ci stavano svolazzando in giro. Li avevamo persi, tipo si erano buggati in alto, in aria. Olan Franco, ho trovato una roccia piena di dodo e di carbonemis. Cioè, quando li cerchi e non li trovi. Io in questo episodio vorrei catturare un Quetzal. Ce l'avete scritto nei commenti ed è una cosa che effettivamente possiamo portare a termine. Però sappiamo che il Quetzal può mangiare o la kibble di non so quale animale. Di quale animale? Non mi ricordo, vabbè, però andremo di pecora. Andremo di pecora perché il Quetzal è amante di carne di pecora, di raw mutton, che sono quegli animali che hanno introdotto da poco con l'ultimo aggiornamento. Quindi l'hanno fatto goloso di animali nuovi e che ci possiamo fare, ragazzi. E quindi sto cercando le pecore che dovrebbero... Le abbiamo viste spawnare da ste parti. Le abbiamo viste vicino alla palude. Quindi vado a cercare qualche pecora e ci vediamo appena ne trovo una, insomma. Allora, ragazzi, dovrei aver trovato una pecora. Però io non sono sicuro che ora non mi scappi. Allora, tu che cosa sei? Ah, no, ma questi sono i megaloceros. Non sono pecore. Sono un imbecille. E là si stanno ammazzando di brutto. Sì, aspetta che qui... Che cazzo... Che gente è sta gente? Che gente è sta... Ma che sono questi dinosauri? Oh mio Dio, dei coccodrilli! Corri! 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 Corri, porco di... Argentavi! Madonna santa, madonna!
i peggio spaventi. Ma che cazzo ci avete voi contro di me? C'era il coccodrillo gigante, due lupi e due figli di coccodrillo. Ma non erano figli di coccodrillo, erano figli di... C'è la famiglia. Madonna santa, madonna. Famiglia. Paura. E poi si era rincoglionito l'argento Avis. Te pareva, non mi volava più. Ah, c'è pure un T-Rex qui, ma... Ma bene. Ma che Ma che culo. T-Rex però stava morendo... Contro le piante, là, le piante X. Lol, un T-Rex un po' scemo. E ragazzi, cerco sta benedetta pecora. Non ci posso credere, che culo ragazzi, l'ho appena trovato, ho appena detto che sono rarissime e ne ho trovata una. E io ho appena trovato. Ma che culo di merda. Allora, come ti ammazzo? Come ti ammazzo brutto? Devo scegliere come ammazzo. Hai veramente trovato il Quezza? Mo speriamo che non mi scappa, ragazzi. È sopra casa, però. Che culo. Ok, devi morirmi. Perché non mi muo... La sto sparando in faccia. La sto sparando in faccia di brutto. No, non correre. Non correre. Non correre. È livello 15 però, Non correre. Non fa niente. Quello che sia sia. Oh, presa. Sì. Sì. La sopra casa che è zona non pericolosa. E qui era rare. Eppure c'è sempre. Va benissimo. Va benissimo. Io ho trovato questa benedetta pecora. Madonna quanta pelle mi dà. E ora muoviti a vedere qua che lo prendi insieme. Dai. Cioè, Lanfranco. Lanfranco mi ha dato 1500 di più. 1600 di pelliccia. E di carne? No, quasi 2000 di pelliccia. Poi mi ha dato 1500 di pelle normale, di hide, e poi 56-60 di... come si chiama? Di carne sua. Che figata! Ragazzi, mi dispiace che... Aspetta, vi metto la gamma più alta, perché così mi vedete. Qual era il comando? Gamma 3? Gamma 4, gamma 3. Non è sufficiente, gamma 3? Ah, perché ho scritto gamme. Gamma 3. Ok, così mi vedete. E siamo riusciti a trovare questo animale rarissimo che ci dà un bordello di pelliccia. In questo modo, Lanfranco, possiamo fare le armature di pelliccia complete. Perché ce ne ho presa tipo 2000. Cioè, vedi tu, da un animale solo. Nice. E quindi torno a casa e andiamo a catturare il Quetzal che ha trovato. Nel frattempo siete spacciati. Arrivo! In cielo, quando arrivi più o meno alla fine dell'isola. Là. Sì. Ok, allora sto arrivando. Nel frattempo ragazzi, ho scoperto che la carne di agnello, di mucca, mo stavo dicendo, non è staccabile. Quindi in pratica despawna tutte insieme. L'ho messa nell'argentavis perché almeno ci mette 24 minuti e dovremmo riuscire a prendere il Quetzal. Secondo me potevi metterla nel condizionatore là, poi quando lo prendevamo facciamo avanti e dietro. Secondo me sì. Vabbè. Vabbè, ormai tanto in 24 minuti, cioè porco zio. Cioè, ce la faremo. Senti, io ho superato. Che questo non è un Quetzal. Non mi dire che stai seguendo l'uccello sbagliato, eh. No, non c'è Lanfranco nei dintorni, meno male. Dove minchia stai? Aspetta, non ti vedo. Ok, ragazzi, abbiamo trovato il Quetzal. Però è carino, dai. Mi avevi detto che era un po' più brutto. Non è male. Allora, signor Quetzal, si sposti, cioè non da, cioè venga con noi, dai, venga con noi a casa che la dobbiamo addestrare. No, Quetzal, signor Quetzal, cioè deve venire con noi. No, no. Mi sono postato su questa casa, vieni qua, ti prendo. Ok, allora, ora, la strategia è sempre la stessa, insomma, lui guida l'uccello. E io addomestico l'altro uccello. Cioè, le solite nostre strategie. Oh, l'hai preso tu? Sì, ok. E siamo armati di tutto punto. Io di fucile e di altra roba. Speriamo di non farlo cadere in acqua, però. Dove è andato? E starà di sopra. Eccolo. Speriamo di non farlo cadere in acqua. Dovremmo farlo andare anche nel vulcano. Può essere un grosso problema. Quindi dobbiamo attaccarlo da questa parte. Sì, dobbiamo spingerlo verso la... come si chiama l'isola? Vediamo. Preso. Oh cazzo come corre. Oh cazzo come corre. No, tranquillo. Mancato, benissimo. Eccolo. Che ho preso? A te? Girati un attimo.
Vai, 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 vai. Preso. Vai, bello, vai che lo prendiamo. Dai che lo prendiamo. Dai, sì. Ma corri contro la roccia. Io sono smircio come la merda. Dai, ragazzi, dai che sta procedendo bene. Sta andando in direzioni buone. Occhio che lì c'è l'acqua. Non verso l'acqua, brutto Quetzal. Non verso l'acqua. Lo sparo ancora? Non voglio farlo andare verso... Oh, bravo, che rimani sull'isola. Preso, 93 in faccia. Ma sì, ma un altro punto per la squadra. Mami di Dio, siete spacciati. Vieni qua, bello de zio. Non te ne scappare, ti devo prendere in faccia. Mancato di brutto. È perché c'ho l'uccello che... Ehi, ehi, dove cazzo te ne vai? Stronzo, stronzo. No, porca... Sì, preso. Dai, bello. Dai, vieni qua. Vieni qua che ti sparo nell'occhietto. Livello 15, Minchia, meno male che di livello... Vieni qua che ti sparo nell'occhietto. No, qua ci cade in acqua. Dai, cazzo, vai più avanti. Non nell'acqua. Ma perché devi sorvolare proprio tutto il fiume? Ma sei una testa di cazzo. Vai, sì, sulla base di quello. No, non l'ho preso. Dai. Oh, sì, sulla spiaggia. Va bene, sulla spiaggia. Ti becchi quest'altra freccetta nel sedere. No, dove corri? Ma perché? Perché fai sta roba? No, no, ma perché devi sorvolare l'acqua? Cioè, ce la vuoi mettere proprio nel culo? Dai. Sì, cade. No, nell'acqua. No, 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 no. Sulla base. Ma che culo. Mamma mia, ragazzi, il culo della Madonna. Oh, cazzo. Lo attiro. Sì, portali via. E io non c'ho da dargli da mangiare, però va bene. Che livello è quel dinosauro? Teresa, la sua... Potevi lasciare una carretta, cioè giusto una carnina. Ce n'è un altro. Ok, ti segue. Ok, e se addomesticassimo anche il terizinosauro? Se te ne andassi un po' a quel paese? No, non lo vuoi fare? Perdiamo il Quetzal, dici? Va bene, ascolto il saggio, siete spacciati. Ragazzi, ho trovato l'ultimo dei 7 nani qui morto. Ti segue. Chi? L'Argentaris. Ah, ok. Fermo qua. Oh, bravo, bravo. C'è il tirizinosauro. Mettilo qua che vado testo io qua a tempo. Vedi che livello... Ah no, vedo io che c'ho il binocolo. È di livello 15, potremmo anche provare ad ucciderlo. No. Non sta ancora mangiando, tipo. Eh sì, perché non c'è carne. Dagli da dormire. Io gli inizio a mettere un po' di carne. No! Vabbè. Aspetta. Sì. Madonna, ragazzi, io che pensavo che sarebbe stato un addomesticamento facile, perché c'eravamo per botta di culo capitati sulla base di questo, ma manco per il sogno. Vabbè. Comunque io proverei ad attirarlo via e a provare ad addormentarlo. Cioè, proviamoci almeno. No? Se siete spacciati mi porta la carne. Cioè, con un pezzo di carne sto coso si è addomesticato a più della metà. Con un altro pezzo di carne lo prendiamo. Siete spacciati? Puoi venire da me, per favore. Ma sei veramente una brutta persona. Non si fanno cadere gli animali. Ora lo andiamo ad addomesticare, hai capito? Certo. Dai, mangia, bel Quetzal. Bel Quetzal del papà. Magna. Quindi, che devo fare? Prendiamo quel che sta vicino a casa. Scusa. Di Quetzal. No, di Terizino. È giusto, andiamo a prenderci quello. Giusto. Finiamo il Quetzal, andiamo a prendere il Terizino. Magnifico, sua magnificenza, ma benvenuto tra noi. Oh, Madonna mia. È gigante sto uccello. Mi prendi? Mi prendi e mi porti via? Prendimi e portami via. Oh sì, ci abbiamo il Quetzal che ci segue. Ma mamma mia, che pro che siamo! Ora li dobbiamo costruire la base, ma penso che ci vogliano le peggio risorse. Cioè... Vabbè, non... ma la base non si costruisce con la selle, base. No, la selle è una cosa, la base è un'altra. La base non è semplicemente pietra, no. No, sicuramente saranno i 1000 quintali di ferro. Tu pensavi di cavartela con un po' di pietra, bah! Ragazzi, ora proviamo a crearci anche la base. E abbiamo la nostra prima base sul Quetzal. Sempre se non arriva un admin e ci cancella tutti i dinosauri. Ah, vi ricordo. No! Ma sei un maledetto stronzo. Ma sei un pezzo di cacca. Vi ricordo,
scriveteci nei commenti delle proposte di nomi per il nostro... Guardate la cacca che cade pure al rallentatore, perché se non l'hai vista bene la devi guardare bene. Era una cacca di Quetzal. Dove sta andando a fermare il Quetzal? Quetzal! Sulla traisola. Quetzal! No! No di là! Quetzal! Ehi! Tienilo d'occhio, siete spacciati. Tienilo d'occhio. Tienilo d'occhio, eh. Oh, dobbiamo andarci a riprendere l'opterodattilo anche. Abbiamo lasciato l'opterodattilo. Cioè, ragazzi, è arrivato un Quetzal e mi ha prelevato letteralmente. Cioè, a me, a tutto il dinosauro. Ma va bene. Non mi far cadere che muoio io e il dinosauro. Vedi che lì c'era una... c'è una borsetta a terra. Vorrei andarla a prendere se mi lasci andare. Grazie. Ho trovato un po' di casino in questa zona, non ho capito perché. Le zanzare che le schiaccio. Magari. Di chi è sta borsa? Vediamo un po'. Che cosa c'è? Ah, una merda. Non c'è un cazzo. Ah, sì, queste sono le ossa di quel dinosauro che hanno ucciso prima. Ok, ragazzi, abbiamo bisogno di altra chitina e caratina per fare la nostra base sul Quetzal. Allora, ragazzi, io non so cosa dirvi. Cioè, ad un certo punto siete spacciati e crashato, perché gli è crashato Steam. Cioè, qualche minuto dopo mi è crashato il computer direttamente a me. Cioè, io non lo so. Mentre stavamo cercando di riprenderci il nostro Quetzal. Ark ci odia, ragazzi. Comunque il Quetzal sta qui, sta bello calmo. Il Velociraptor penso che sia morto brutto, perché non lo vedo. Ed era lì, vicinissimo a me. Quindi o ha capito che non era aria, se n'è andato, oppure è stato massacrato di brutto. Guardate, siete spacciati. Perché? Stai a terra tutto mezzo rincoglionito. Ok. Sono morto? No. Almeno non ancora. Intanto ne approfitto per farmi un giro sul Quetzal e vi faccio vedere questo mega uccello. Quanto è bello, madonna mia, ragazzi. Qui ci possiamo fare le peggio basi. E vediamo se mi fa prendere. Con cosa si prende? Col destro? Hanno disabilitato la possibilità di prendere dinosauri con gli uccelli volanti in questo server. Perché sennò, ragazzi, era facilissimo fare il taming dei dinosauri. Ma non è possibile. E quindi... non ci possiamo fare niente. Ebbene sì. Allora, depositiamo il Quetzal. Intanto proviamo a craftarci sta benedetta base. Madonna, quanto è gigante sta sella. Ecco perché ci voleva tutta quella chitina. Non è che il server poi ci cancia tutto, perché la base. No, ho già chiesto. Le basi sui Quetzal e sui mosasauri ne possiamo avere quante cavolo ne vogliamo. E quella può essere una soluzione. Eccolo! È tornato vivo Black Hulk. Quella può essere una soluzione molto utile, ragazzi, per andare a... per portarsi i dinosauri in giro. Cioè, se abbiamo bisogno di un dinosauro particolare, per fare, che ne so, una cattura o qualcosa, lo carichiamo nel Quetzal e ce lo portiamo. Può diventare la nostra base ambulante. È molto utile. Ti voglio ricordare, siete spacciati, che abbiamo lasciato un pterodattilo su una casa di un tizio. Oh, no, che ci cancellano i dinosauri, andiamo a toglierlo. Madonna. Stai andando tu? Ok. Ragazzi, io vado a fare la chitina. A tra poco. Ma salve, signore. Senta, vuole venire a casa nostra? Sì. Ho deciso io. Venga a casa nostra. Basta. E non mi rompa le palle. Giustamente. No, vabbè, ragazzi. E questo chi cazzo è? Il parente di Superman? Ma guardalo! Ma che ci fa qui? Cosa? C'è un tizio completamente sospeso in aria. Non so se è morto o cosa. Ma in cielo che c'è? Oddio. In cielo, sì, ma siamo in due posti diversi. Non è detto che ci sia la stessa casa. Sì, ma io sono dall'altro lato dell'isola. Io c'ho le persone in cielo. Ragazzi, stavo farmando un po' di cheratina e mi sono comparsi due telidinosauri di livello 80. Ce ne ho uno a destra e uno a sinistra. Il mio dubbio è: se io passo veloce 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 tra i due, non mi fanno un cazzo? Speriamo di no. Corri, Baryonyx. Corri. Non ho aggrato nessuno. No, e allora scappa come se non ci fosse un domani. Sì, ce l'ho fatta, non mi hanno fatto niente. Comunque ho scoperto che uno dei migliori modi per farmare la cheratina, infatti ne ho fatta tipo
400 in un nano istante e andare nella palude e sfruttare tutte quelle merde di zanzare che stanno in giro con il Baryonyx, perché fa anche danni ad area e si farma easy 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 easy. E poi il Baryonyx, non ho capito perché non riesce a raccogliere la legna. Devo vedere, ci sarà qualche impostazione. Intanto ci facciamo sta base del Quetzal. L'hai ripulito sulla cassa? Sì, ho ripulito la cassa perché ragazzi abbiamo fatto un bordello e abbiamo tutte le risorse necessarie per craftare la piattaforma di Quetzal. Vi faccio vedere: 620 di pelle, 400 fibra, 180 lingotti, 220 perle. Perché mi hai tolto la... No! Mi hai tolto la cemento in pasta, rimettila. Maledetto. Fammi craftare subito sta cosa, maledetto. Ho detto, ah, e finalmente 120. Ed era rosso. Ho detto, no, che cazzo è successo? Pezzo di merda, stronzo. E ride quello. E vabbè, mi fa prendere i big spaventi a me. Ho sputato sullo schermo, ragazzi. Oggi mi sento abbastanza sputacchioso. E senti, ma dove me l'hai messa la sella? Dove la... No, l'hai presa tu. Ma vaffanculo, ma sei un testa di cazzo. Deficiente nano. Dove... Cosa, io? Sì, l'hai presa tu per forza. Non è possibile che è sparita la sella. La cagare. No, io non no. Non serviva che facevamo la sella. È già questa. Cioè... Era già quella una sella? Sì. Ma vaffanculo. Che cazzo. E quindi ti ha tolto la sella? Esatto. Ma come sali ora? Scendi, cioè, esci un attimo e che salgo io sulla sella. Fermo? Fermo. Bravissimo, fammi salire a me. Ok, ragazzi, siamo sulla... No, piano. Ehi, no, c'ho un bordello di cose addosso. Stai molto calmino. Oh mio Dio, ragazzi, ho paura. No, ho paura. Dove cazzo siamo? Non fare le manovre strane, ok? Sorvola molto l'acqua, si sa mai. Ecco, guarda sto pirla, guarda come deve farlo, è deficiente. Ok, comunque, questa è il nostro bellissimo Quetzal, ragazzi. Sta cercando di farmi cadere, il maledetto Stronz. Non cado. Mi sembra di stare sulle montagne russe. Ehi, maledetto, ma ti ammazzo, ti uccido. Guarda che si va a schiantare. In ogni caso, cercheremo ora di rendere questa base un attimino... Eccolo, mi ha fatto cadere. Ce l'hai fatta. Mi sto anche per buggare nella roccia. Cercheremo di rendere questa base accogliente e ospitale. Devo essere sincero, mi aspettavo che fosse un attimino più grande. Però possiamo metterci le piattaforme e allargarla un po'. Quindi magari un paio di piani. Non lo so, se dobbiamo vedere sul forum, ragazzi. Non vorrei che per una base sul Quetzal ci cancellano il mondo. In ogni caso, questo è stato il Quetzal che ci caga anche... Ah no, non ci sta cagando, ha solo mangiato. Ma che bravo cucciolo! Fateci sapere nei commenti come volete chiamarlo. C'è la faccia un po' da gallina. Sei una gallina un po' gigante, ma va bene così. E anche per oggi. Che cazzo. Oh, piano! Perché c'è la maschera antigas in faccia? Ah no, se la metto antisommossa. Va bene. Vuoi dire qualcosa a tua discolpa? Discolpa. Giustamente. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio, ragazzi. E avete visto, non ne abbiamo passate molto belle. Cioè, è successo un bel po' di casino, come sempre. Perché Ark, voglio dire, è un gioco che ti mette alla prova. Perché ti educa per la vita di tutti i giorni. Cioè, bestemmi in tutte le lingue del mondo. In ogni caso, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate, condividete. È molto importante perché ci aiuta, aiuta il canale e aiuta la serie. Quindi fatelo veramente, per favore. E se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag la base sulla gallina volante. È un po' lungo come hashtag, però base volante gallina base. Scegliete voi come, in che ordine mettere queste parole, ragazzi. Base volante gallina. Vedete come accocchiarle, vediamo che cosa verrà fuori nei commenti. Anche per oggi è tutto. Un saluto Sharksiano a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!